Buonasera a tutti e prima di tutto grazie Luca, grazie Fabio, grazie a tutti coloro che ruotano attorno al Insegnalo per questa idea molto coinvolgente. Come mi è venuto in mente questo titolo, questo tema, mi hai chiesto? Ma in realtà è stato di getto. Credo che 5 minuti dopo che ho ricevuto l'invito è già venuto fuori il programma ed è venuto fuori anche con questo linguaggio un po' diverso dal solito, un po' meno didattico, didascalico, accademico, ma proprio una specie di chiamata alla primavera, proprio, cioè di chiamata a vedere le cose in modo diverso da come ce le stanno rifilando e propinando i media. Lo stimolo è qua inizio. Oh. Luca, ho dimenticato di chiederti come mando avanti le slide. Come con la freccettina a destra, clicca al centro della slide. Sì. Freccettina a destra. Ah, ok. Perfetto. Allora, inizio raccontandovi una storia, ecco, sarà anche un po' diverso. Vi racconto una delle mie imprese editoriali che sono poco note. Nel 1997 la Fratelli Fabbri Editori mi ha commissionato in qualità di giornalista una ricerca sulle profezie. Ed è stato molto interessante per me fare questa ricerca perché sono andata anche proprio nelle biblioteche a scartabellare libri polverosi con fogli che mi rimanevano in mano. Mi sembrava di essere un po' come Gandalf quando fa la sua ricerca sull'anello. E ho scoperto che le profezie possono essere divise in 3 gruppi. Ci sono quelle che parlano dell'Apocalisse, della fine del mondo. Ci sono quelle che dicono che sta per arrivare l'età dell'oro, e ci sono quelle che dicono: signore e signori, i giochi sono ancora aperti e dipende da noi quello che sarà il futuro. Queste sono quelle che mi hanno interessato di più. Queste sono quelle che mi hanno interessato di più ed è a queste che mi riferisco proprio come messaggio di base di questo webinar. Qual è il messaggio di base? Il messaggio di base è che guardandoci attorno c'è una grande rassegnazione, non si fa che parlare di crisi, non si fa che parlare di tutte le cose che stanno andando male, quasi a renderci tutti complici e passivi di questo sentire che non c'è niente che possiamo fare, che siamo tutti, ognuno di noi, troppo piccoli per poter cambiare le cose. E una bellissima frase che mi piace sempre riproporre è proprio quella che siamo rassegnati all'evitabile, nel senso che più questa rassegnazione ci coinvolge, meno siamo attivi e più tutte le peggiori cose che temiamo, dai problemi economici, dalla perdita di lavoro, dai problemi di tipo ambientale, finiscono col prendere il sopravvento e lasciarci inermi. Quindi l'invito è proprio quello di scoprire che c'è molto che possiamo fare, c'è molto che possiamo modificare nel nostro modo di sentirci nei confronti della vita se solo ci rifacciamo a delle mappe diverse. Questa immagine, oltre al bellissimo effetto grafico, è una foto fatta con tutte le strumentazioni più moderne che abbiamo a disposizione, delle cellule neuronali in un feto. Vi direte cosa c'entrano le cellule neuronali in un feto con quello di cui stiamo parlando. Le cellule neuronali sono quelle che si sviluppano un po' per ultime nell'evoluzione di quello che sarà il prossimo essere che nascerà. E hanno un tipo di evoluzione inizialmente di tipo proprio quantitativo, cioè si riproducono quantitativamente con una
una progressione che diventa poco a poco logaritmica, quindi all'inizio è una crescita molto molto lenta e alla fine prende un trend esponenziale e queste cellule aumentano di quantità con un sovraffollamento crescente. Questo tipo di trend ci ricorda un pochino quello che è stato l'evoluzione della popolazione sul pianeta Terra. Quindi inizialmente non eravamo tantissimi e poi sappiamo che a partire dall'ultimo secolo c'è proprio un'impennata del numero di persone sul pianeta Terra. Chi ha messo in campo questo parallelismo tra la progressione delle cellule neuronali, ancora non ho finito a raccontarvi come si evolve, e la progressione dello sviluppo della popolazione sul pianeta Terra è Peter Russell, uno psicologo molto attivo già dagli anni 70, studioso di stati non ordinari di coscienza e che ha scritto il libro Il cervello globale, che è stato un pochino anche l'ispiratore del mio modo di occuparmi di ecopsicologia e coscienza planetaria, che sono dei termini che vedremo adesso tra poco. Allora, lui nota che a un certo punto, ritorniamo alle nostre cellule neuronali nel feto, questa crescita, immaginatevi proprio una linea che sale piano piano, si impenna e poi ritrova di nuovo un suo equilibrio. Quindi la crescita di tipo quantitativo nelle cellule si interrompe e inizia una crescita di tipo qualitativo, cioè queste cellule tra loro iniziano a connettersi e la crescita è di qualità, è una crescita in qualità di sinapsi, per usare proprio un termine neurofisiologico, è una crescita in qualità di relazioni, facendo riferimento proprio a quello che è successo nella nostra civiltà, ma neanche nella nostra civiltà, quello che è successo a livello planetario. Peter Russell ha scritto questo libro negli anni 80 e ne ha fatta una proprio presenta questa tesi del cervello globale, quindi dell'umanità come cellule neuronali di un unico cervello, col parallelismo appunto con queste cellule del feto. Quando ha fatto la sua seconda edizione in Italia nel 2000, ormai internet avviata, lui stesso dice che non si sarebbe mai immaginato che il processo sarebbe arrivato a questo punto con tale e tanta velocità. Quindi indubbiamente tutti noi che stiamo vivendo in questo momento, e molti di noi ricordano ancora l'epoca in cui non c'erano i telefonini e se volevamo sapere la traduzione da una parola a un'altra dovevamo andare a cercare il dizionario e sfogliarlo, evidentemente, indubbiamente il mondo ci sta cambiando e noi siamo parte integrante di questo cambiamento perché tutte le novità di tipo comunicativo, relazionale, tecnologico ci stanno permettendo di mettere in campo anche qualità di incontri, in primis quello stesso che stiamo vivendo adesso. 10 anni fa sarebbe stato impensabile poter seguire una lezione, una conferenza, standocene ognuno comodamente seduto a casa sua. Quindi in questo cambiamento del mondo stiamo assistendo un pochino a un salto di qualità, lo stesso salto di qualità dovuto a questa quantità di connessioni, correlazioni, che ci sta collegando sempre di più. Il più recente termine usato per definire questo fenomeno è quello di coscienza biosferica, usato da Jeremy Rifkin nel libro Civiltà dell'empatia, ma lo stesso Edgar Morin ci parla di cittadinanza terrestre, mettendo in evidenza, mi piace dire, la metà piena del bicchiere della globalizzazione, cioè mettendo in evidenza tutti i benefici che noi abbiamo potuto trarre dal fatto che c'è una maggior quantità e qualità di comunicazione tra diverse parti del mondo, benefici di tipo anche artistico, pensiamo a tutti i generi musicali nati da contaminazioni, di tipo alimentare, oggi possiamo mangiare cibi provenienti da tante parti del mondo. E ci dice Edgar Morin, siamo pronti proprio per riconoscere un livello più alto di identità, un livello
che non lascia nessuno escluso, un livello terrestre, un livello planetario. Leonardo Boff, rappresentante della teologia della liberazione, prete brasiliano, parla di coscienza planetaria. Diversi pensatori con questi termini hanno messo a fuoco il fatto che stiamo vivendo proprio un salto di qualità nel nostro stesso modo di sentirci in relazione al luogo in cui viviamo. Prima la nostra identità era legata alla famiglia, allo stretto nucleo, alla tribù. Quelli della tribù vicina che avevano gli anelli rossi al naso invece che quelli verdi erano già stranieri, erano già nemici. Adesso la nostra identità si allarga a nazioni, culture, comunità e pianeta. Tra l'altro è interessante questa immagine, che è relativamente recente, solo con le missioni dell'Apollo che abbiamo potuto vedere il pianeta Terra dall'esterno. In psicologia, quando qualcuno riesce a sviluppare la capacità di vedersi dall'esterno, quindi di disidentificarsi da un'idea limitata che ha di se stesso, ma auto-identificarsi con un'immagine un po' più ampia, ecco che c'è un salto di qualità nella relazione col mondo. Ed è la stessa cosa un pochino che adesso sta avvenendo a livello proprio planetario, cioè il fatto di avere visto l'immagine stessa del pianeta dall'esterno è quasi come se avesse dato il via a una nuova era, a un salto di qualità, a un livello di identità più ampio che siamo finalmente pronti ad accogliere a partire dal momento in cui veramente ci siamo, non solo perché l'abbiamo letto sui libri che siamo tutti parte di un unico pianeta rotondo alla periferia del sistema solare, ma l'abbiamo proprio anche visto con i nostri occhi. Quindi l'ampliamento di identità che siamo chiamati a fare, che abbiamo la possibilità di fare, è su due piani diversi. È sul piano della nostra identità personale, chi sono io, singolo individuo, e sul piano di Sapiens sulla Terra. Quindi chi siamo noi come esseri umani su questo pianeta, qual è il nostro ruolo, cosa siamo chiamati a fare? Che sono domande che spesso si danno molto per scontate e non vengono affrontate. E quando parlo di salto di qualità è proprio riferito al fatto che è il momento di risvegliare una nuova consapevolezza. Si parla sempre di più di mindfulness, anche in ambiti aziendali, ma non solo consapevolezza personale, ma anche del nostro essere parte attiva nel processo evolutivo della vita sulla Terra. Ed è questa che a me piace chiamare Green Mindfulness. A proposito di coscienza planetaria, di immagine della Terra vista dall'esterno, vi cito Jim Lovelock, molti di voi avranno sentito parlare di ipotesi Gaia. Jim Lovelock, insieme a Lee Margulis, la biologa, è quello che ha scoperto e ufficializzato nell'ambito accademico il fatto che la Terra è un pianeta vivente, che la Terra è un essere vivente. E nel suo libro Nuove idee sull'ecologia, Bollati Bringhieri, mai scritto ma si trova in quasi tutte le biblioteche, nell'ultimo capitolo lui dice, adesso mi tolgo il cappello dello scienziato e chiacchierando insieme a voi mi piace provare a riflettere su quale può essere il nostro ruolo di esseri umani nel pianeta Terra, e lui ipotizza che noi guarda caso corrisponde alla metafora che Peter Russell aveva utilizzato negli anni 70 proprio per definire questo salto di qualità in cui siamo adesso non solo partecipi ma anche protagonisti. Allora, finita la parentesi più filosofica, volevo dare un taglio anche un po' concreto a questo e iniziamo a vedere un pochino cosa vuol dire chiedersi chi sono io dal punto di vista personale, individuale e da quale punto di vista si parla di un salto di qualità. Prima di tutto si tratta di liberarsi di un'idea
molto limitata e stereotipata di chi siamo. Cresciamo ognuno in un ambito, ognuno confrontandosi con determinati tipi di esperienze, di culture, di percorsi educativi, ma non venendo indirizzati a questa domanda, che in realtà è molto antica, la domanda socratica, chi sono io? Spesso c'è questa idea molto limitata del credere di essere fatti tutti d'un pezzo, di essere fatti in un modo solo. Qui vi ho portato una citazione di Considerator. Considerator in realtà è lo pseudonimo con cui Roberto Stagioli, il padre della psicosintesi, ha scritto tutti quegli scritti che avrebbero potuto magari essere equivocati dall'establishment accademico. E la psicosintesi, per chi la conosce, prende proprio avvio da quest'idea della personalità molteplice, da questo invito a riconoscere che dentro di noi ci sono tante diverse sfaccettature, come sfaccettature di un unico diamante. E veramente il lavoro che noi siamo chiamati a fare è quello di saper raggiungere questa posizione centrale disidentificata, come chi guarda il pianeta Terra dall'esterno, e riconoscere amichevolmente, amorevolmente, tutte le diverse sfaccettature, come se fossero tutti i diversi strumenti musicali dell'orchestra che noi siamo chiamati a suonare. Quindi c'è un invito a guardare a se stessi, partendo dal presupposto che non esistono delle parti giuste o sbagliate, ma che esistono solo delle potenzialità non comprese, non valorizzate, non utilizzate. E vi ripropongo un verso di una delle poesie di Walt Whitman, tratto dalla raccolta Foglie d'erba, che meglio di ogni altro trattato teorico descrive proprio questa nuova idea dell'essere umano. Nuova idea perché fino agli anni 50, fino a prima della nascita della psicologia umanistica esistenziale, c'era l'idea che l'essere umano fosse estremamente manipolabile, influenzabile, modellabile da fattori esterni, da fattori relativi all'infanzia. E invece a partire da Maslow, a partire da Viktor Frankl, da Peierls, da Behrn, da tanti autori, a Stagioli stesso come precursore, nasce quest'idea dell'essere umano come potenziale conduttore della sua propria vita. Ognuno di noi con un margine potenziale di libertà, creatività e responsabilità per poter dirigere le proprie azioni coerentemente, scusate, con gli eventi e con l'intenzione che noi ci diamo in relazione a un determinato punto. Quindi scoprire che l'individuo ha un margine di libertà. Ma come fare? Ok, è una bella idea, una bella concezione. Come concretamente entrare in contatto con questa propria capacità, con questo margine di libertà? Come guardarsi dentro? Con che mappa? È qua che mi piace portarvi la mappa. Arthur Koestler ci porta la mappa dei tre cavalli. Dice: ognuno di noi è come un'auriga alla guida di tre cavalli. E questi tre cavalli, metaforicamente, e qua invece la teoria del cervello tripartito di MacLean nel 1953, sono riconducibili a tre livelli del cervello: il cervello più antico, quello rettile, che coordina il corpo, il mesencefalo, sede del sistema limbico, chiamato anche cervello mammifero, che è quello che coordina le emozioni, e la neocorteccia, che coordina tutta la parte razionale, cognitiva, logica del nostro cervello. Queste sono tre parti che godono di una relativa autonomia e possono farci da mappa nel prendere contatto col come sto in questo momento. Faremo un'esperienza pratica tra qualche minuto. Ma mi piace parlare dei quattro cervelli perché c'è un quarto cervello, l'auriga, secondo MacLean, che è il cervello delfino. Il cervello delfino può essere fatto corrispondere ai lobi parafrontali, e qua sotto vedete una mappa anche una
una fotografia del cervello delfino rispetto a quello umano, vedete che i lobi parafrontali sono molto più espansi del nostro. E questi sono i lobi deputati soprattutto alla propriocezione, quindi a sentire come sto, alla scelta, alla consapevolezza, alla capacità di essere presenti. Quindi è proprio quella parte da sviluppare per poter avere una visione, uso un termine tecnico, disidentificata da noi stessi e poter vedere i tre cavalli in azione e poter creare con loro una relazione di amicizia, fiducia, sostegno, valorizzazione, comprendendone prima di tutto i bisogni, in modo che poi loro siano disponibili a venirci incontro quando ne abbiamo davvero bisogno, anche collaborando tra loro, anche sapendo due di loro fare un passo indietro quando è il momento per il terzo di prendere il palcoscenico. Con questo ho concluso, vediamo se sono riuscita abbastanza a stare nei tempi, il messaggio che volevo darvi stasera, che chiaramente è solo un messaggio e che poi può essere approfondito e tradotto in pratica con esercizi, con esercitazioni, con allenamenti, che sono esercizi molto semplici, i muscoli non si fanno facendo cose complicate. Quando andate in palestra perché volete avere un po' più di muscoli per spostare gli armadi con più facilità o per camminare con più resistenza o per pedalare per un tempo più lungo, gli esercizi che vi fanno fare non sono complicati. Si tratta di sollevare pesi, si tratta di stirare, si tratta di fare un po' di allenamento, ma quello che li rende potenti è il fatto di farli con costanza, anche pochi minuti al giorno, ma con costanza. Ed è in quest'ottica, quindi uso gli ultimi minuti per presentarvi quello che è il percorso che insegnalo mi ha invitato, come ha invitato tutti i relatori di questa rassegna a presentare, il percorso che può tradurre questa prima presentazione in un approfondimento più concreto, più pratico. E sono tre momenti a cui, appunto, ritornando a quell'ispirazione un po' birichina di quando ho ricevuto l'invito a mettere in piedi questo percorso, con dei titoli un po' diversi dal solito. Quindi il primo incontro è legato al più un focus su se stessi, quello che in psicologia chiamiamo la fase centering, centrarsi. Quindi come iniziare a creare questo atlante del pianeta Io. Chiaramente non si completerà nell'arco di questo corso, però almeno ognuno avrà il suo atlante e poi lo potrà poi continuare, arricchire cammin facendo. Quindi come allenare le competenze necessarie a entrare in contatto con le diverse parti di sé, come farle entrare in dialogo, come affrontare creativamente il conflitto tra quelle che si vivono come in contraddizione, come fare amicizia con se stessi. Perché ginnastica per i mignoli dei piedi? Perché vi sfido a provare a muovervi i vostri mignoli dei piedi. Non tutti ne sono capaci. Ci sono muscoli che quando non usiamo non funzioniamo e allora siamo portati a dire: ah, il mignolo del mio piede non si muove. No, sforzandosi a fare un po' di esercizio, riusciamo anche a riattivare quei muscoli che normalmente non utilizziamo. Nei giochini che si fanno a scuola, mi ricordo che era stata fatta una provocazione da qualcuno di riuscire a fare questo movimento, ops, con le mani, e all'epoca non riuscivo. Boh, provateci. Mi sono colpita la dita che alla fine sono riuscita a farlo, così come chiudere un occhio e chiudere anche l'altro. I muscoli si allenano e quelli che sono stati fermi per molto tempo
possono essere messi successivamente in movimento. Un secondo momento di lavoro è quello che chiamiamo tuning in ecopsicologia, quindi la relazione con gli altri. Quindi come esplorare, allenare pratiche di qualità di relazioni col nostro prossimo, in modo da poterci allenare a capire quando non accettare le caramelle dagli sconosciuti, che è un po' il leitmotiv con cui io sono cresciuta, ma capire invece anche quali caramelle possiamo tranquillamente accettare e assaporare. E il terzo livello è widening, quindi ampliamento di orizzonti, ed è superare quest'idea limitata della vita come valle di lacrime e trasformarla in una valle di risate. Quindi l'invito proprio ad ampliare l'idea che noi abbiamo del mondo e come esplorare, come predisporsi a vivere il cambiamento e l'esplorazione come una sfida di crescita, come una sfida di gioia. Quindi per chi vorrà sapere qualche cosa di più, per chi vorrà vivere in prima persona questo percorso, l'arrivederci è sugli approfondimenti qua segnalati. E qui ripasso la parola al nostro Luca, nel caso ci siano domande, ci prendiamo qualche minuto ancora per quello. Mi è sembrato strano parlare, mi è mancata la chat perché sono abituata di solito a interagire molto di più con i partecipanti, non so più neanche esattamente chi c'è online, mentre prima potevo anche salutare tutti. Quindi... Guarda, allora, chi ha scritto 10 minuti? Non so che cosa vuol dire. Ha scritto Sabrina, che è un'altra relatrice, credo, di domani, se non sbaglio, adesso non ricordo più. Ho perso un po' il senso del calendario. Ok, chi ha scritto 10 minuti? Scusa, il libro di prima che hai citato. Non me lo ricordo, ma però siccome è molto noto andando in qualsiasi libreria chiedendo qual è quella psicologa che ha scritto il libro 10 minuti, ve lo sapranno dire. Allora, Laura risponde a Sabrina dicendo Gamberale. Può essere. Può essere. Un punto per Laura. Quindi è italiana. Grazie. Sabrina ringrazia. Sì, di Roma. Ah, ecco. Infatti Laura scrive che l'ha letto e le è piaciuto molto, presumo, perché se se lo ricorda così bene. Allora, guarda, è successo una cosa carina, che mentre mi è piaciuto come sempre la centratura, ma cioè tu in 10 minuti riesci a mettere una persona, ma che in 10 minuti, ci avrei messi 2, non lo so se sono l'unico, presumo di condividerlo anche con altre persone, però 2 minuti e uno si sente rilassato. Poi nel corso della serata un'amica mi ha scritto, no, che anche lei è in questa evoluzione continua, soprattutto lavorativamente, no, e quindi ragiona continuamente in termini di domani, no. Mi piace perché la centratura ti mette lì adesso, cioè respiri adesso, non è domani, ok, sì, poi può avere effetto sul domani, però è straordinario come basta veramente respirare e un attimo di concentrazione per rivedere tutto in una luce diversa, cioè è molto forte. Torni sulle tre slide, sulla slide precedente, quella l'ultima del corso, sì. Wow, ok. Ecco. Allora, ginnastica per milioni di piedi, le caramelle degli sconosciuti, la valle di risate che ci spetta. Ok, no, perché volevo rileggermi i titoli perché mi ero perso l'ultimo titolo e volevo rileggerli. Allora, non abbiamo parlato ancora del corso d'organizzazione, quindi quello che faremo sarà sicuramente contattarvi via mail. Controllate nella mail, perché adesso con Marcella proviamo a ipotizzare delle date, ipotizzare un percorso strutturato, no, dal vivo, così, che è anche bello per poter interagire. Non è la prima volta che con Marcella organizziamo un corso di questo tipo, e non è un caso che lo chiediamo a Marcella, perché Marcella sappiamo che sa fare grandi cose nei percorsi dal vivo. Io so che
So che tra di voi c'è, perché ho visto i nomi, ci sono persone che hanno già seguito gli altri percorsi che Marcella ha fatto sempre via webinar e non solo via webinar. Useremo questo sistema che abbiamo sperimentato in questi giorni, cioè prima di far partire il corso faremo una prenotazione, cioè nel senso uno si può prendere il proprio posto pagando qualche euro, quindi non tutto il corso, e vi faremo come abbiamo fatto l'altra sera con Paolo Pugni. Ci sono un po' di domande, ti riporto alcune domande di Stefano Piva. Te lo leggo così facciamo prima. La consapevolezza di ciò che siamo ora è la leva che ci permette di mettere in pratica il cambiamento. Domanda 1, prima domanda. Quali attrezzi posso utilizzare per cambiare? Domandina da poco, qualche istante, presumo ci voglia per rispondere. Poi, domanda 2, la cultura è un pilastro importante. Domanda 3, la passione è un razzo che mi permetterà di superare ogni difficoltà. È una giusta presa visione di consapevolezza? Aspetta, era Era una la prova, passione e tu la te le devi. consapevolezza è la stessa domanda? Sì, tu te le devi ricordare. Era una prova per te, vediamo se te le ricordi tutte. Allora, quali strumenti posso utilizzare Ok. per cambiare? Allora, intendendo cambiare, diventare più aderenti a se stessi. Penso. Beh, la centratura che abbiamo sperimentato qua è per me uno strumento principe, cioè l'allenarsi ogni giorno a prendersi quei 2 minuti per entrare in contatto con se stessi, perché allenando il quarto cervello, allenando i lobi parafrontali, allenando l'auriga che guida la carrozza, noi possiamo imparare a scegliere come agire invece che a reagire in automatico. Quindi ed è proprio questo il muscolo che va allenato. Perché noi siamo molto predisposti agli automatismi e gli automatismi sono meccanismi di sopravvivenza, nascono con la migliore delle intenzioni, ma sono quelli che poi ci fanno affrontare la realtà in modi sempre uguali e stereotipati, quindi impedendoci di cogliere l'unicità di ogni singolo evento e situazione. Quindi sicuramente se vogliamo predisporci a un cambiamento, dobbiamo predisporci ad allenare a contattare la realtà presente e non andare in automatico. Quindi un primo strumento concreto è proprio quello della centratura, che potrebbe essere semplicemente prendersi quei 2 minuti al giorno per farmi queste 5 tappe: come sto respirando, che sensazioni fisiche provo, di che umore sono, cosa sto pensando. È da un certo punto di vista il più semplice e dall'altro il più complesso, proprio perché non siamo abituati ad avere questa visione di osservatori dei nostri pensieri e quindi allenarsi che io posso scegliere cosa pensare. Ci sono pensieri che non mi servono e poi focalizzarsi su questo centro, cosa voglio per me. Perché nel momento che cosa voglio per me, faccio una sintesi di tutto quello che ho visto e scelgo consapevolmente e attivamente. E poi gli strumenti sono tantissimi, ma quando sono ben centrato, ben focalizzato, mi è anche più facile cogliere tra le diverse proposte di tipo formativo, di tipo culturale, quale è adatta a me in questo momento. Non ci sono percorsi giusti e percorsi sbagliati. Ci sono percorsi adatti per me in questo momento, percorsi non adatti a me o non adatti in questo momento. Ma nella misura in cui noi siamo in contatto con i nostri bisogni e con i nostri desideri, sappiamo riconoscere le cose che in questo momento ci permetteranno di fare un salto di qualità. E ognuno dei 6 webinar in questa serie della rassegna del cambiamento sono veramente delle pietre preziose in questo percorso. La seconda domanda era la cultura, il pilastro della cultura? Ti stai muovendo bene, eh? Te ne manca una, dopo vediamo se ti ricordi la terza. Sì, me la ricordo, quella della passione. Allora, però non mi ricordo se era un'affermazione o se era una domanda. La cultura è un pilastro importante, chiedeva, è una domanda, c'è il punto di domanda. Bisogna vedere Sì, cosa è un intende per pilastro. cultura. Sì, diciamo, se lo intendiamo come conoscere, se è una cultura solo di tipo cognitivo, enciclopedico, di accumulare informazioni,
Oddio, ma importante è sì, importante, non è l'unica cosa, cioè la raccolta enciclopedica di informazioni non è l'unica cosa, ma sicuramente un pilastro importante se intendiamo per cultura anche tutto quell'insieme dell'esperienza umana, anche emotiva, che ritroviamo anche nei romanzi, non solo. A volte impariamo molto di più dai romanzi che non dai saggi, proprio perché i romanzi ci mettono anche in contatto con modi di affrontare emozioni, situazioni di vita vissuta. Ci offrono scenari che possono darci spunti interessanti e concreti per la nostra vita. Comunque sì, la cultura è un pilastro importante per allargare orizzonti, capire che non c'è solo la nostra di cultura, ma ci sono tante diverse culture. E il terzo, la passione sicuramente è un carburante eccezionale per le iniziative, per quello che vogliamo fare. Diciamo che la cosa ottimale è che cuore e ragione vadano insieme, in modo che la passione possa diventare possa collaborare con anche le intenzioni consapevolmente e razionalmente scelte e non diventare solo una dittatrice che fa quello che vuole lei senza tener conto degli altri due cavalli. L'obiettivo è creare un buon rapporto con tutti e tre i cavalli, quindi col corpo, con tutte quelle che sono le esigenze fisiologiche, con le emozioni, con tutte quelle che sono le esigenze proprio di passione, di pulsioni, di desideri, e con la testa, che possono essere anche tutte quelle di tipo culturale. Nessuno dei tre è più importante dell'altro. Dobbiamo lasciare uno spazio e creare una buona relazione con ognuno dei tre in modo da poter avere un parco cavalli adatto alle diverse situazioni. Non ci sono altre domande e ti ha... Aspetta. Ok. Ti ha promosso a pieni voti. Stefano. Grazie. Allora, dunque, grazie A Marcella. proposito di passione, sicuramente la passione. Scusa, scusa, vai. No, dico che sicuramente la passione per me, per questo che mi era rimasto impresso, non me lo sarei dimenticata la terza domanda, perché sicuramente per me è un carburante molto forte, perché Beh, sono molto motivata su quello che sto facendo. considerando l'ora, l'intensità delle cose che fai, il coinvolgimento personale e il quanto tutto quello che fai ti comporti, insomma, come impegno, eccetera, si vede la passione. Allora, Tiziana dice, grazie Marcella, ascoltarti e leggerti è come fare un'iniezione di vitamine. E come fare? Un'iniezione di vitamine. Wow! Grazie. Roberto scrive: grazie come sempre Marcella per la bellezza dei tuoi contenuti. Prima Roberto. mi ha fatto notare Roberto che io ho sbagliato completamente col calendario, perché Roberto è in realtà venerdì prossimo e domani sera invece ci dovrebbe essere Sabrina. Ti prego, Sabrina, se ci sei, fammi un colpo perché non mi ricordo più il calendario. Ok, allora poi c'è Marcella scrive: grazie Marcella, volevo suggerire il libro La via del guerriero di pace sulla centratura. Sì, concordo. Non lo conosco. Quindi se vuoi, magari non so, sono l'unico che non lo conosce. Però se ne vuoi parlare un secondo. Quello di Paolo Coelho? Presumo proprio di sì. È tutta una serie di riflessioni e meditazioni su. Lui parla di risvegliare il guerriero della luce, che è questa immagine molto bella, che dà molto, cioè è già un'immagine che ci predispone al porci nei confronti della realtà come dei promotori e portatori di qualità e di luce. Ho capito.
c'è anche sul tema della centratura, c'è anche diventare direttori d'orchestra di se stessi, scritto con Shamba Edizioni, che è un ebook, credo che costi l'immensa cifra di 4 euro. Si trova anche su IBS, su Amazon, su Simplicissimus. Ok, ottimo. Allora, webinar interessante, condivido appieno i valori. Fabio mi ha rimesso il calendario perché mi ha visto in crisi. Allora, domani c'è 6 strategie per organizzarti, che è il webinar di Sabrina. Chiedo scusa perché prima ho confuso le date e non volevo confondervi. Sabrina, che ci sta seguendo in tutte le serate, ormai sta diventando un addicted dei webinar, esattamente come te e il sottoscritto, che li ha seguiti tutti, entusiasta eccetera, domani sarà lei al tuo posto per parlare di come organizzarsi, ed è un aspetto che magari è meno conosciuto da un certo punto di vista, perché è proprio il come portare un po' di ordine, no, nelle attività quotidiane e non solo, perché parla molto ad esempio dell'equilibrio. Secondo me c'è un forte legame con una parte di quello che abbiamo detto stasera, perché parla proprio dell'equilibrio tra lavoro, vita privata e tra diversi aspetti della propria esistenza. Poi abbiamo l'arte del cambiamento con Anna Rita lunedì prossimo, e martedì invece parliamo con Adele, che fa life coaching, e venerdì appunto ci sarà Roberto. Quindi vabbè, ci sarà ancora tempo per approfondire, però non voglio rubare altro tempo alle domande, perché Marcella, posso restituirti una sensazione che mi trasmetti, dice Adele. Le diamo il permesso di trasmettertela? Scrivi pure, Adele. Adesso aspettiamo che scriva. E poi Federica ti ringrazia. Ah, ok, la via del guerriero l'aveva già detto. Adele scrive determinata eleganza. Bello, questo me lo segno. Non lo scrivi determinata eleganza? Molto, molto bello. Grazie. Allora, aspetta un secondo. Niente, si è bloccato. Ok, non importa, va bene. Allora, dunque, ad occhio, visto che non riesco a preparare, ascoltare Marcella è come passeggiare in una foresta assorbendo le vibrazioni della natura. Questo è Roberto che ha scritto questa frase. Allora, vi faccio una proposta, dateci un'idea più o meno di quanti di voi... Allora, abbiamo detto che si tratterebbe di 3 webinar, occhio croce. Uno per tema, giusto? Le caramelle, la ginnastica e la... ok. Indicativamente, quanti di voi, lo scrivete, lo potete scrivere tranquillamente come se fosse una domanda, almeno così facciamo i conti, quanti di voi potrebbero partecipare se fosse attorno a metà marzo, fine marzo, una cosa di questo tipo? Magari sarebbe bellissimo farlo partire il 21, non prometto nulla, però sarebbe il top, il 21 marzo. Però vabbè, non prometto nulla perché non abbiamo visto le agende. 21 marzo... Controlli. Non sto guardando io l'agenda, sarebbe il top. Allora, Ariella dice sì. Andrea, Ilaria, Massimo, Adele. Ok, abbiamo già una mini aula. Ottimo. Neanche minimi, ma cioè, Benny, fantastico. Roberto, siamo una decina circa, bene. Ok, Laura non può fare programmi in questo momento.
Bene, io direi che se non ci sono altre domande, possiamo darci la buonanotte. Io vi ringrazio tantissimo, è stata una gioia essere con voi. Grazie ancora Luca, grazie Fabio. Roberto, sarò in Sicilia venerdì sera. Non sarò davanti a un computer, sarò in un'azienda piccola a fare il primo corso di ecopsicologia in Sicilia. Comunque ti penserò, mi guarderò la registrazione. Cercherò di seguirli anche tutti, sono bellissimi questi webinar, complimenti, proprio belli. Sì, noi abbiamo questa fortuna di, per di più, per osmosi di essere sempre in contatto con queste idee fresche, rigeneranti. Noi ci stiamo guadagnando, no, in punti esperienza, proprio come nei giochi di ruolo. È un continuo, è un'evoluzione continua questa cosa. Ed è veramente una fortuna È vero. perché attingiamo direttamente dalle vostre conoscenze continuamente ed è bellissimo. Guarda Marcella, ti ringrazio tantissimo anche per la tua disponibilità, la chiarezza, la profondità di quello che hai raccontato questa sera. Saluto tutti quanti, ma prima di salutarvi vi ricordo che domani vi arriverà la mail con le ulteriori notizie. Lo so, sono tante queste mail, però praticamente ogni giorno qualcuno ci chiede di mandare la registrazione, di mandare il link, eccetera, anche se non è iscritto. Allora abbiamo deciso che tutti quelli iscritti a tutti i gruppi della settimana del cambiamento li teniamo aggiornati. Non saranno tanti altri webinar, sono 4 o 5. Vi teniamo aggiornati perché poi dopo va a finire che se mandiamo una mail ad alcuni, gli altri ci dicono: ma no, noi non l'hai mandata. E allora abbiamo deciso di muoverci su tutti quanti perché era più comodo, semplicemente perché almeno così rimanete aggiornati su tutta l'evoluzione di questa cosa. Sono felicissimo che ogni sera abbiamo l'opportunità non solo di avere a che fare con contenuti di questo livello e con persone del livello di Marcella che ci possono insegnare veramente tanto, ma soprattutto con persone attente come voi che partecipate, cioè che siete lì e che ci state seguendo e che ci state veramente infondendo tantissime energie e tantissimo entusiasmo, perché vediamo proprio il valore di quello che vi stiamo proponendo quasi riflesso, no? Cioè, il vostro seguito a noi ci dà veramente il carburante per andare avanti e ci dà un'immensa soddisfazione, un'immensa gioia. Domani vi arriveranno le informazioni, se vorrete prenotarvi troverete tutte le indicazioni dove cliccare, clicca qui, clicca lì, la pagina è quella che conoscete di Ecopsicologia della settimana del cambiamento, sempre su insegnalo.it, trovate un po' di informazioni in home page Vi saluta anche Fabio, che però è entrato da una porta esterna, quindi non riesce a prendere il microfono. E quindi io Marcella ti ringrazio ancora tantissimo. Buona serata a tutti e ci vediamo ancora domani per continuare, 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 continuare. Grazie tante, buona serata e buonanotte. Ciao a tutti, grazie Marcella e buonanotte.